9 in punto, la versione di Oscar. Paolo da Milano invece, come la pensi, Paolo? Paolo, ciao, sono Paolo Barrai, Mercato Libero. Ciao Ah, Oscar. beh, allora ci conosciamo. Ciao, ciao. Un applausone a Seminerio per l'intervento che ha fatto. Voglio solo dire una cosa, che in questo momento l'euro-dollaro sta a 1,29,50. A maggio, giugno, luglio stava a 1,21. Non c'è nessuna paura da parte di nessun investitore istituzionale che l'euro possa rompersi, visto che l'Italia è dentro nell'euro e senza di noi l'euro salta. E il sillogismo è semplice, non c'è nessun pericolo che Berlusconi o Monti o Bersani ci facciano uscire da questo euro, altrimenti il cambio starebbe a 1,20. Tutto il resto sono panzane di Repubblica o del Corriere. Quindi non credete alla stampa di partito, quella del signor Mario Monti, perché non c'è nessun pericolo, era tutto previsto, lo spread a 354 punti, era 2 settimane fa. È stato mandato giù a 300 punti, si è fatto bello Mario Monti e ha dato la colpa a Berlusconi. Berlusconi è un fesso perché si è cascato pienamente nella trappola di Mario Monti. Signori, domani sera a Torino la blogosfera, 9 blog importanti, si incontrano per dire no a Mario Monti e per spiegare come questa è la distruzione del paese. Eppure nessuno ci dà retta. La verità è che il paese viene distrutto da Mario Monti, come ha detto Seminerio correttamente, teleguidato dai tedeschi. Il vero spread che c'è oggi non è quello dello spread BTP Bund, è quello fra la borsa italiana e la borsa tedesca, che negli ultimi 12 mesi, da quando è entrato Mario Monti, la borsa tedesca ha guadagnato il 25% su quella italiana. Quando vogliono ci comprano con un tozzo di pane. Grazie Oscar. Ok.